Appuntamento da Tolfa e da Lumiere con le feste che ogni settimana si susseguono. Oggi siamo ad un evento particolarmente di elevatura alta, di caratura internazionale e internazionale, quindi siamo ben felici di essere ospitati dall'Associazione Vivaldi e dal Tolfa Jazz. Abbiamo aperto come sigla con la musica proprio tipica di New Orleans, quindi abbiamo fatto questo fil rouge con il jazz, con la capitale che è il jazz internazionale. Siamo con il direttore artistico. Allora, prima di conoscervi tutti attraverso le note dei vostri strumenti, vogliamo un po' vedere insieme il senso di questa festa e un po' il jazz. Beh, diciamo che il senso di questa festa, innanzitutto vorrei fare un plauso a tutti i ragazzi che fanno parte della Vivaldi. È un'associazione giovane che lavora da un po' di anni, però è formata da tutti i ragazzi, e questa è una cosa molto bella, soprattutto oggi che si parla di giovani. E credo che a questo punto, siccome il festival si è molto ingrandito, andrebbero aiutati. Sono riuscito a fare veramente una cosa ammirevole e lo potete vedere voi stessi. Per esempio questa sera ci sono delle band itineranti che suonano fino al concerto principale, in cui ci sarà Di Battisti, e domani sera addirittura ci sono degli artisti provenienti da New York. Tutto è nato un po' di anni fa veramente tra amici, e veramente questa cosa si sono impegnati al massimo, e quello che vedete è il risultato di tutto questo lavoro. Io suono tra l'altro con una band Dixie, siamo la Fire Dixie, e facciamo jazz tradizionale. Come diceva lei prima, il jazz è nato nella capitale di New Orleans, capitale del jazz, e quindi quello che facciamo noi è quello classico. Poi ovviamente si è evoluto, e infatti stasera potremmo avere una riproposizione di brani più avanzati con jazzisti veramente del panorama internazionale. E già negli anni scorsi abbiamo avuto persone del calibro di Fabrizio Bosso ed altri, e questo festival si va sempre allargando, e credo che veramente questi giovani, mi deve credere, lo dico veramente col cuore, questi giovani vanno aiutati. Abbiamo visto l'amministrazione che è sensibile, come pure sia la banca di Civitavecchia e altre, insomma, realtà presenti sul territorio, però veramente è una cosa che si sta ingrandendo di anno in anno. La fondazione, che come diceva la presidente Pucacco, vi avvicina dal primo anno di questa attività. È vero, è vero. Questo è la Fondazione Cassa di Risparmio, che ha anche detto di avervi nel cuore come realtà, di avere nel cuore anche Tolfa, e si è complimentata per come state sempre di più far crescendo questo evento. Sì, infatti mi fa piacere che siete qui, e quindi stasera potete vedere proprio dal vivo che cosa è questo evento, che cosa è diventato. Una domanda che ci viene spontanea è questa: il jazz è una musica un po' particolare, sembrava quasi una musica di nicchia, quindi nei primi anni in cui l'avete proposta, forse più di qualcuno, compresi i giornalisti, hanno un po' storto il naso pensando all'estate come la stagione della musica un po' più pop, funk. Invece siete riusciti a far capire che la musica d'autore, la musica di alta qualità, poi alla fine colpisce tutti, per cui alla fine avete poi fatto innamorare tutti, avete permesso di valorizzare questo genere di musica. Posso dire che in questi ultimi anni il jazz viene molto più eseguito in giro per l'Italia, è entrato nei conservatori. Il jazz è nato
nato un po', diciamo, in contrasto con la musica classica, invece con autori come per esempio Gershwin, un autore storico, ma poi ancora di più oggi, si sta allargando e sta avendo il successo che merita. Quindi Tolfa veramente sempre più vicina a New Orleans. Sì, è vero, questo è vero, perché noi partiamo dal jazz classico tradizionale. Allora, andiamo proprio a conoscervi uno per uno. Intanto partite con la musica, perché mi avete spiegato che per far sentire un pezzetto di ciascuno si parte con una base e poi andiamo a conoscervi tutti quanti. Suoniamo. Posso anche io dare il via? Si può? Sì. Allora, io ti seguo. Sì, all'americana, 1, 2, 3. Io innanzitutto sono il clarinetto, però abbiamo questo strumento che è il sousaphone, che è uno strumento caratteristica che... Allora, diamo il primo al becco. Sì. Lui è Alessandro Cicchirillo e suona il sousaphone, questo strumento caratteristico di queste band. Al tamburo, Pietro Fumagalli. Poi al banjo, altro strumento caratteristico, Armando Mortet. Alla tromba, Pietro Crescimento. Special guest, un grande nome del campo jazzistico, che è Carlo Ficini. E poi lo dico io, il direttore artistico. Dimostrazione che poi alla fine il jazz arriva a tutti, abbiamo visto che hanno ballato tutti, dalle piccoline di pochi anni ai grandi, ai giovani, ai bambini, quindi sfatato questo tabù che è solo per elite. È vero, nasce dal popolo, quindi il popolo, al popolo gli piace. Come nasce la passione per il jazz però? Questa è una cosa che ci viene da chiedere, perché magari non è nelle corde italiane. Guardi, io ci tengo proprio a questa cosa, forse sono l'ultimo a parlare del campo jazzistico, però è importante. Il jazz è nato dal popolo, è nato a New Orleans, ma a New Orleans c'erano persone provenienti dall'Europa insieme agli africani, ma c'erano anche italiani che venivano dalle bande, perché noi abbiamo una tradizione di bande che è dell'Ottocento, e sono andati in America forse non per suonare, sono emigrati in America, ma siccome sapevano suonare e hanno fatto parte di queste piccole band, e suonando per strada come stiamo facendo noi adesso, e sono diventati famosi, hanno dei nomi americanizzati. Il più famoso di tutti è Nick La Rocca, a cura di Renzo Arbore. Non avevamo mai pensato veramente a questa cosa degli immigrati italiani. Certo. Abbiamo sempre legato agli Stati Uniti. Certo, è vero, anche il sassofono, che ha avuto il suo successo in America, ma è stato costruito da un belga. E quindi c'è questa, diciamo, veramente globalizzazione che è stata fatta senza mezzi di comunicazione, diciamo 100 anni fa, così, con la musica, che ha unito culture e popoli diversi. Quindi troviamo sempre più ponti tra Tolfa e New Orleans. Certo, no, è così. Anzi, Civitavecchia, abbiamo fatto un concerto a Civitavecchia proprio perché ha un grosso porto,
New Orleans proprio è stato questo il punto di incontro, proprio perché New Orleans era il più grande porto dell'epoca del sud degli Stati Uniti, e arrivavano navi, tra cui navi dall'Italia, dalla Sicilia, da Palermo, e portavano queste persone forse per lavorare, e poi alla fine, siccome sapevano suonare, Nick La Rocca, Nicola La Rocca di Sala Paruta in provincia di Trapani, è stato il primo a incidere un disco jazz e ha fatto una band che è diventata famosissima, e insieme a lui altre persone giovenuti, ce ne sono tantissimi, che ovviamente hanno americanizzato i nomi, ma sono italiani delle nostre parti, dei nostri paesi, delle nostre regioni. E ora, visto che la villa comunale è stata trasformata come un villaggio jazz, come una piccola New Orleans, insieme al vicepresidente, un giovane vicepresidente, Alessio, vogliamo andare alla ricerca e alla scoperta di tutti i posti e i luoghi che avete costruito qui all'interno. Sì, buonasera, benvenuti nella New Orleans Tolfetana. Iniziamo dal laboratorio di liuteria, il Voodoo Guitars, qua alle spalle, quindi l'esposizione di chitarre fatte a mano. Proseguiamo con Birra in Circolo, e la novità della quarta edizione del Tolf Jazz Festival, abbiamo 5 produttori di birra artigianale. E abbiamo la situazione aperitivo in jazz, abbiamo appena sentito la Fire Dixie Jazz Band con le note di Dixie, e proseguiamo verso quello che è il palco principale, andiamo alla ricerca degli artisti principali. Una delle mamme dell'associazione Vivaldi, perché poi la Vivaldi si regge anche grazie a voi mamme, una delle mamme sta qui allo stand. Che stand è questo? Questo è uno stand dove cuciniamo salsiccia e pancetta, la ventresca tolfetana. E qua dietro ci sono i ragazzi che ci aiutano a... I ragazzi che poi sono i musicisti. Che sono anche i musicisti, sì, perché qui tutti fanno qualcosa. Possiamo venire con lei a vedere? Allora, Verdi Rosi, una conoscenza di tolfa, perché sei un esperto di musica, però questa volta non in veste di musicista, ma in veste di addetto alle griglie. Aiutante, sì, alla griglia. Infatti stiamo facendo le salsicce tolfetane, prodotto quindi tipico del posto, le famose bruschette che possono essere fatte sia col pomodoro, sempre prodotti fatti da noi, cioè coltivate qui nella zona, e poi diciamo la classica bruschetta con l'aglio e l'olio. Questo è. Quindi poi la cottura, vediamo. Come mai pani diversi, professore? Perché il pane tipico di Tolfa è questo qua. E lo facciamo vedere, che è il pane giallo. Sì, che ci facciamo le bruschette. Quest'altro è più alto per essere più pragi, più veloci. Quindi con questo le salsicce. Sì. Invece con lo stile hot dog della piccola, esatto, New Orleans, esatto. Invece con questo normale. Esatto. La ventresca, perché è tipica proprio della panonto tolfetano. Sì, perché poi, non so, a me piace di più della salsiccia, ecco. Quindi il fatto che il grasso viene tutto sciolto sulla brace, quindi diventa più gustoso e non so, più apprezzato, ecco. Allora, intanto loro non vogliono parlare, però almeno li presentiamo. Qui alle Alessio, bruschette, Alessio. Valerio. E Valerio. Almeno il saluto lo potete fare. Come no? Ciao. Anche lui un ex musicante. Adesso che fai nella vita, Alessio? Valerio. Valerio? Fisioterapista. Quindi ancora suoni oppure è passata? La chitarra. Suono. È passato dal sassofono alla chitarra. Professore, adesso io assaggio se veramente, come hai detto tu, è buona, eh? Prova gusto. Hai ragione. Effettivamente è più buona. È buona della salsiccia. Meno grassa della salsiccia. Sì, questo sì. Come si cuoce però la ventresca? È sempre sulla brace. Non va condita? No, va condita, diciamo, con aromi tipo il finocchio, sale. E poi a me piace anche un pochetto di pepe, quindi... Maestro, per noi è veramente un grande onore avere la possibilità di poterla intervistare, lei che ha scritto pagine di jazz davvero importanti. Grazie per essere a Tolfa e grazie per essere nostro ospite. Allora, partiamo dalla cosa, forse credo che
tiri un po' più sul morale i tolfetani questa canzone che lei ha dedicato a questo paese? Canzone fino a un certo punto, perché non ci sono parole, però c'è una melodia, però è una canzone. E sono, io l'avevo fatta così per scherzo, poi è stata adottata e questo mi ha fatto piacere. Addirittura nel murales. Sì, beh, sono queste sorprese, l'ho vista adesso arrivando, insomma, fa un certo effetto. Senta, lei appunto, com'è nata per lei? Abbiamo sentito prima questi ragazzi, la passione per il jazz, per lei com'è nata? È nata tanto di quel tempo fa che non me lo ricordo nemmeno, ma è stato un colpo di fulmine che è andato avanti per decenni, per cui come però esattamente ascoltando un disco. Io da bambino ho cominciato a studiare il pianoforte, la chitarra, però tutto sommato non mi interessava molto. Sentendo un disco che mi regalò mia madre, io avevo 16 anni, sentii un suono che non mi era sconosciuto. Questo suono era il suono di un trombone. Allora mi sono informato di che cos'è, chi è che fa questo suono. E dice, è un trombone. E dico, io devo suonare questo. È nato così. Era un disco di jazz, ovviamente, di un trombonista. Anche perché io dicevo prima, anche nelle interviste che ho fatto ai ragazzi della Vivaldi, si è sempre pensato che il jazz fosse una musica d'élite. Invece abbiamo visto che in quest'ultimo periodo in particolare c'è una grande riscoperta di questo genere musicale. Sul termine elite, una volta si diceva che il jazz è la musica popolare più impopolare che c'è. Per cui è popolare ma d'élite, cioè non a tutti arriva il messaggio, e questo è un bene, tutto sommato. Ma non è inteso elite in senso snobistico, è una musica che richiede una certa predisposizione. Alla quello scuola. Che le volevo dire, un po' una predisposizione, anche una preparazione musicale non indifferente. Per praticarlo sì, per gradirlo no, basta che arrivi direttamente al cuore, insomma, senza voler fare un discorso retorico, ma insomma è una cosa che o si sente o non si sente. Lei un messaggio ai giovani che la stanno ascoltando, in particolar modo ai giovani musicisti, se la sente di mandarlo? Di interessarsi a tutte le musiche che ci sono in giro e poi piano piano il proprio io sceglie qual è la musica che lo intriga di più. Fossilizzarsi, pensare che è soltanto una cosa, non è giusto. Bisogna prima informarsi un po', poi piano piano ci si addentra nella materia. L'ultima domanda che le faccio è questa: quando venne appunto presentato per la prima volta questo festival, abbiamo un po' tutti guardato con sospetto a questi giovani, perché ci sembrava un po' strano che durante l'estate, con i vari concerti con grandi nomi, con le musiche pop, funky, che sono il rap, che sono più giovanili, questi giovani presentassero una musica di così alta caratura. Per lei appunto che cosa ne pensa di questi ragazzi con questa passione, con questa capacità di organizzare un evento che sta crescendo sempre di più? L'evento bisogna saperlo organizzare. Io quello che ho notato dalla prima volta che sono venuto qui, che c'è a disposizione un parco così a misura di jazz, che sarebbe veramente un peccato non sfruttare, perché il jazz va visto. Adesso si usa fare grandi spazi agli stadi, non è quello il modo per... Il jazz va visto, va goduto da vicino. Vedendo il musicista che suona si capisce perché suona in una certa maniera, e poi lo si vive insieme al... Il jazz in fondo lo fa chi lo suona e chi lo ascolta insieme, perché io quando suono mi accorgo dell'empatia che si... Sì, se c'è questa empatia la cosa funziona, se a volte non c'è diventa un problema.
Lei lo scorso anno appunto ha seguito un po' di più anche l'organizzazione, così come quest'anno, e lo scorso anno molti concerti a cui per alcune persone avevano assistito per la prima volta hanno lasciato i brividi. Forse questo è stato il messaggio più importante. Questo fa piacere, perché a me è capitato, ormai quest'anno sono 60 anni di attività professionale, 60 anni che qualche cosa è servito, insomma. Una volta sembravamo dei pazzi così, visionari, invece no. Però bisogna avvicinarsi con, senza pregiudizi, con tranquillità, allora il messaggio arriva. E ora siamo con la padrona di casa di questo evento, con la presidente Anna Maria Pucacco, che ha creduto in questo progetto che va avanti da 4 anni, questo progetto che piano piano sta portando qui a Tolfa grandi nomi di caratura internazionale, che sta piacendo sempre di più a tante persone. Quindi siamo nell'arena Pompilio Tagliani, che fra poco si riempirà per il concerto. Allora la sentiamo prima per sentire quali sono le emozioni che state vivendo. Sì, diciamo che i nomi sono sempre stati molto importanti, fin dalla prima edizione. Certamente siamo andati in crescendo, quindi alla prima edizione con Lino Padrone e Marcello Rossa, siamo passati a Xavier Girotto e Bonaccorso, l'anno scorso Biarzatti e Ottolini, e quest'anno abbiamo Antonio Ciacca e questa sera Stefano Di Battista, quindi tutti artisti importantissimi, molto famosi, e siamo sempre fieri di sottolineare che il festival è a ingresso gratuito, quindi l'associazione si è impegnata in tutti i campi per riuscire anche, diciamo, a reperire le risorse, che in questo periodo economico non è esattamente semplice. E quindi ringraziamo ovviamente di nuovo il Comune di Tolfa e la Fondazione Carici, e anche tanti amici che ci hanno aiutato. Certo, l'emozione è grande, anche un pochino la fatica, diciamo, si sente, però siamo fiduciosi che vada tutto bene e che ci sia un grande pubblico anche questa volta. Una domanda che ci siamo un po', ovviamente dobbiamo complimentarci con lei e con il suo staff, perché già lo scorso anno eravamo rimasti colpiti da quello che c'è, però una pensa a Tolfa Jazz e pensa alla musica, invece qui c'è tutto completamente, una villa comunale trasformata, veramente una piccola New Orleans con di tutto e di più. Sì, oltre alle tradizionali Dixie che hanno sfilato prima e anche domani si ripeteranno, abbiamo questi gruppi che suonano, diciamo, dal vivo anche in questo momento, e in più abbiamo queste mostre fotografiche che lei ci accompagnerà, che andiamo a vedere, e abbiamo avuto prima questa esperienza del jazz per bambini, che secondo me è una cosa originale e che è stata gradita. Allora ecco, appunto, ci parli un po' di questa esperienza con i bambini, come hanno accolto il jazz? Sì, noi quest'anno come associazione abbiamo fatto un corso di propedeutica musicale, quindi seguiamo sempre questo discorso della diffusione della musica, partendo dall'età prescolare addirittura, ed è stato un corso che è stato seguitissimo e gradito, perché diciamo che i bambini si sono divertiti imparando i primi rudimenti della musica. E quindi questo impegno si è ripetuto proponendo queste artiste che hanno fatto delle letture ispirate al jazz, quindi i bambini sono seduti, hanno partecipato, c'era un, diciamo, un folto pubblico che seguiva piccolino, di bambini piccolini, e contiamo come associazione appunto di proseguire l'esperienza, riprendendo poi il tutto a settembre ovviamente. Poi un plauso a tutti i suoi ragazzi, a tutto il suo staff, perché sono tutti ragazzi che volontariamente, senza scopo di lucro, stanno lavorando e lavorando anche tanto. Sì, poi diciamo che appunto quello che stavo sottolineando prima, diciamo che tutti fanno un po' di tutto, cioè tutti si adoperano, compreso anche le mamme, abbiamo visto. Sì, genitori che partecipano, se c'è bisogno di una qualunque cosa tutti sono disponibili, quindi questo è bello anche per, diciamo, è un arricchimento del tessuto sociale, perché c'è una partecipazione attiva oltre, diciamo, dei membri classici dell'associazione, anche di tutto il tessuto circostante. Professoressa Pucacco, come dicevamo e come ci ha detto lei, ci sono vari gruppi che stanno suonando ovunque per Tolfa, e qui alle nostre spalle un piccolo trio. Sì, c'è il trio Bottalico, che è un trio di giovani emergenti, e ci è piaciuto metterlo qui come sottofondo musicale al
le pietanze tipiche che vengono servite a questi tavoli. Quest'anno, appunto, la novità è proprio questa, il punto ristoro gestito da una parte esterna. Sì, 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 il comune ha voluto fortemente questo, cioè quindi anche i ristoratori locali sono stati valorizzati nelle varie manifestazioni che ci saranno durante tutto l'anno. Quindi questo è il Casale dell'Acqua Bianca, che fa dei pasti deliziosi. Addirittura con un menù jazz. Con un menù jazz, quindi l'idea, diciamo, è stata anche questa, no? di avere questa collaborazione con queste realtà locali, perché sappiamo che la gastronomia di Tolfa è rinomata nella zona. Ecco un altro spazio appositamente allestito dalla Vivaldi, veramente molto bello e particolare, perché vediamo una mostra dedicata al maestro Marcello Rosa, che abbiamo appena intervistato, e poi questo murales che avete dedicato voi a lui. Sì, questa idea è nata già da un pochino di tempo, perché il maestro Marcello Rosa, abbiamo detto, è il nostro direttore artistico e ha scritto questo bel pezzo dedicato a Tolfa, che si chiama Walking Down Tolfa Streets. E quindi un artista locale ha fatto quest'opera oggi, diciamo, molto velocemente, ma è stata bravissima, Simona Sestili, che salutiamo. E più tardi ci sarà appunto questo conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Marcello Rosa. Qui lo vediamo poi nelle varie foto con personaggi del jazz famosissimi che hanno fatto la storia del jazz, quindi sicuramente è interessante anche questo per diffondere, diciamo, la cultura jazzistica fra uno strato di popolazione più ampio. Professoressa, tutto molto d'élite, è veramente molto molto bello, più camminiamo, più vediamo cose di un'arte a tutto tondo, che non è solo musica, ma è tutto quello che riguarda proprio l'arte. Sì, noi siamo soddisfatti proprio di questo, del fatto che la gente lentamente si avvicina, si interessa alle nostre iniziative, che è una cosa che ci dà grande soddisfazione e che è quello a cui miriamo come associazione, perché la nostra è un'associazione musicale e culturale, alla doppia denominazione, quindi siamo fieri, diciamo, di questa diffusione della cultura musicale. Di fronte proprio a un murales dedicato a un grande, io le devo confessare, come le ho detto anche in conferenza, che non sono abituata al jazz, quindi lo scorso anno avevo un po' storto la bocca quando sono venuta a sentire il concerto, sono praticamente scesa in lacrime, perché mi ha colpito talmente tanto che quest'anno abbiamo proprio pensato di seguirvi in tutto. Quindi in questo ho capito la vostra funzione, quella di arrivare a tante persone che come me non conoscono questo genere musicale, l'avevo sempre considerato un po' d'élite. Quindi in fondo sta arrivando il messaggio di educazione alla musica. Sì, sicuramente, diciamo, è un percorso un pochino più lento, ma noi siamo convinti di fare un'azione che mirata, diciamo, che avrà degli ottimi risultati. Ancora un'altra iniziativa culturale, a testimonianza che questo Jazz Festival è veramente una fucina di tutte le arti, professoressa. Siamo qui davanti a quale spazio? Sì, questo si chiama Jazz Smile e sono delle vignette. E come stavo dicendo, speriamo che venga un pochino più valorizzato, perché oggi con tutte queste diverse iniziative che ci sono probabilmente è passato un po' inosservato. Comunque anche domani ci sarà modo di ammirarlo, c'è stata questa piccola panoramica, spero che si sia visto, insomma, bene. È un artista, si chiama Nicola Bucci, molto bravo, e questa appunto è stata un'altra delle nostre novità di quest'anno. Sindaco Landi, una villa comunale trasformata, non sembra più la stessa, eccezionale, non solo la musica che fa da sottofondo, ma tutti gli spazi adibiti dalla Vivaldi a un'arte a tutto tondo. Esattamente, devo dire che il giardino, la villa comunale è qualcosa di bello sempre, però in questo contesto così realizzato dall'Associazione Vivaldi emerge ancora di più il suo fascino, i suoi colori e soprattutto il fatto di stare all'interno di un ambiente verde, ma un ambiente verde dove si può fare musica, si può mangiare qualcosa di tipico, bere una birra, abbiamo tutte le birrerie del territorio, e soprattutto poi vivere questo festival jazz, Tolfa Jazz, che è diventato veramente un appuntamento straordinario, un appuntamento che viene atteso per tutto l'anno e soprattutto un appuntamento dove possiamo ascoltare musica di grande qualità, di grande spessore, con personaggi sia di livello nazionale che internazionale, ma anche giovani nostri emergenti. Quindi credo che sia un cocktail perfetto e soprattutto sia una grande opportunità per tutto il
territorio. Quindi ringrazio l'Associazione Vivaldi, la Fondazione Cassa di Risparmio, ma soprattutto ringrazio tutti questi giovani che ogni anno dedicano tanto del loro tempo al fine di realizzare un evento così importante, così bello e soprattutto così di grande interesse e di grande qualità. Assessore Dionisi, lei in conferenza stampa in fondazione aveva già annunciato che se tutto questo si è potuto realizzare grazie ai musicisti della Vivaldi, che essendo musicisti di alto livello hanno potuto contattare e portare qui a Tolfa con una piccola New Orleans grandi personaggi. Sì, grandi personaggi, da Stefano Di Battista ad Antonio Ciacca, che si esibirà sul palco domani sera a chiusura del festival, ma anche tanti grandi musicisti che magari non hanno un nome internazionale ma che sono conosciuti all'interno di realtà importanti, di band importanti, che in questi giorni stanno trasformando Tolfa veramente in una piccola cittadina jazz e stanno trasformando questa villa comunale addobbata, come dicevi tu, con luci e colori in un vero e proprio jazz village. Quindi siamo veramente orgogliosi di aver intrapreso questa strada e saremo contentissimi di continuarla insieme a un gruppo forte, a un gruppo di giovani che è un gruppo di giovani determinato e quindi complimenti alla Vivaldi, perché anche quest'anno ha fatto crescere questo festival in un contesto bello come Tolfa, e complimenti veramente a tutti i ragazzi. Professoressa Pucacco, prima di passare poi la parola ad Alessandro, il maestro Marcello Rosa ha spiegato che siete stati bravissimi a scegliere questa location perché in molti continuano a persistere, a portare il jazz nei grandi spazi, nei teatri, invece lui ha detto questo è lo spazio adatto e lui ha l'auspicio che altre persone come voi decidano di dedicare il jazz all'interno di parchi di questo genere. Sì, diciamo che acusticamente è molto adatto, si presta molto bene alla musica jazz il nostro giardino, quindi per intenditori speriamo che questo messaggio arrivi anche al grande pubblico. Abbiamo visto che c'è una grande affluenza di pubblico, quindi siamo fiduciosi che la nostra iniziativa continuerà ad andare avanti sempre meglio. Diamo l'appuntamento per il 5° Festival Jazz. Alessandro Battilocchio, il primo sindaco che ha creduto in questo progetto, quindi il connubio era stato subito, avevi visto lungo? Beh, diciamo che è un progetto che è partito da qualche anno, una sfida, una scommessa che sicuramente è stata vinta grazie alla straordinaria collaborazione che è stata messa in campo, e vedere la partecipazione di tanta gente in una Tolfa affollata fino all'inverosimile veramente è la migliore soddisfazione e la spinta per proseguire su questa strada. Allora, e adesso è in arrivo la Fire Dixie Band, che ci accompagna già da qualche anno, anche negli anni precedenti è stata una delle street band che suonerà Walking Down Tolfa Street, che è la canzone, il pezzo, diciamo, che il nostro direttore artistico Marcello Rosa ha composto appositamente per Tolfa. E ringraziamo ancora il maestro perché fin dal primo anno è stato presente con noi e questa sera avrà un meritato premio, cioè riceverà la cittadinanza onoraria di Tolfa. Siamo con l'artista Simona Sestili, l'autrice di questo bellissimo murales dedicato al maestro Marcello Rosa. Sì, è stato un onore, un ringraziamento per quello che lui ha, quell'omaggio che lui ha fatto a Tolfa, così Tolfa si è sentita di fare un omaggio a lui, diciamo, e mi ha chiamato, io sono stata veramente veramente fiera di poterlo fare. Anche perché ci hanno detto che l'hai fatto in breve tempo. Eh sì, diciamo che tutto il lavoro principale è stato fatto questa mattina. Quindi, anche perché poi è piovuto, quindi le giornate non l'hanno permesso. E poi su Facebook sei stata molto cliccata, ti hanno visto in tanti mentre dipingevi e finivi l'opera. Ah, questa è una novità perché non lo sapevo effettivamente, quindi sono contenta, meglio così. Prego, sindaco, gliel'abbiamo fatta anche quest'anno. Sì, l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ma ce l'abbiamo fatta alla grande, direi. Credo che questa cornice straordinaria della villa comunale rappresenti veramente un momento di incontro tra la musica, il contesto ambientale, l'associazionismo e tutta la comunità di Tolfa. Viviamo questa serata veramente all'insegna di una grande passione musicale, ma anche di una grande passione di voler stare insieme, e credo che questo sia l'aspetto più importante e più bello. Ripeto, è una location veramente d'eccezione, straordinaria, abbiamo una sensazione al solo entrarci veramente di stare bene e soprattutto di vivere
qualche ora straordinaria e soprattutto qualche ora insieme attraverso della buona musica. Quindi credo che non solo ce l'abbiamo fatta, ma credo che questo quarto Tolfa Jazz sia veramente il consolidamento, la consacrazione di un grande evento e di una grande iniziativa. Per questo ovviamente voglio ringraziare l'Associazione Vivaldi, il suo presidente Anna Maria Pucacco e tutti i giovani che con grande sforzo, con grande coraggio, con grande voglia di fare hanno voluto che questo evento si svolgesse a Tolfa da 4 anni e quest'anno ancora di più hanno voluto che raggiungesse un traguardo ancora più importante. Quindi è chiaro che come sindaco, come rappresentante di questa comunità di Tolfa, vedo qui tanta gente di fuori, sono orgoglioso, onorato e voglioso di ascoltare ovviamente la musica che seguirà. Quindi grazie veramente a tutti. Questa è una sera... Questa è anche una serata molto particolare, una serata dove esprimiamo la nostra gratitudine, il nostro piacere ad un personaggio di grande qualità, di grande esperienza, di grande spessore a livello musicale, che dall'anno scorso è il nostro direttore artistico di questo Tolfa Jazz, e non solo, Marcello Rosa. Veniamo adesso da una piccola cerimonia celebrativa dove abbiamo non solo riconosciuto al direttore la nostra onorificenza, ma abbiamo voluto dare un segnale, una testimonianza che andasse oltre. C'è un dipinto proprio nei pressi dell'entrata della nostra villa comunale che rappresenta una composizione scritta per Tolfa dal nostro direttore Marcello Rosa. Walking down Tolfa Street, passeggiando per Tolfa. E questa testimonianza proprio della interazione, della voglia di fare musica in questo contesto, ma soprattutto del rapporto che è cresciuto tra la comunità di Tolfa e il direttore Marcello Rosa. E per questo abbiamo voluto anche dare un riconoscimento ufficiale, una targa che rappresenta una testimonianza, ma soprattutto una presenza forte dell'amministrazione comunale nei confronti del direttore Marcello Rosa. Io adesso inviterei, però non la vorrei consegnare io, ma la vorrei far consegnare al vicepresidente dell'Associazione Vivaldi, perché è il suo allievo e credo che sia anche il suo pupillo, e quindi vorrei che questo momento di riconoscimento fosse proprio sancito da Alessio Liggi. Al cittadino onorario di Tolfa, Marcello Rosa, per i 60 anni di jazz e non solo. Sono 60 anni a settembre, per cui quasi 60 anni. Però stavo facendo una piccola riflessione. In questi 60 anni, per fortuna ho girato un po' il mondo, perché se no non sarebbero passati così in attività. E vi posso assicurare che un posto così a misura di jazz è difficile trovarlo. Sono stato in Giappone, in Svezia, negli Stati Uniti, eccetera. Però un posto così è una cosa, a me mi ha commosso fin dalla prima volta che sono venuto qui. Vedo che la cosa ha funzionato, ha avuto successo, questo mi fa molto piacere. Spero che quando saranno 61 anni di attività ci avrò uno spazio. Perché io odio parlare, però mi piace suonare, insomma. Non si sa mai. Ringrazio. La targa è chiaro, io sono letteralmente commosso, lo ripeto, non mi vergogno di dirlo. Vi auguro di passare delle bellissime serate, perché tra l'altro una cosa che mi ha fatto piacere
anche se tutto sommato mi scoccia un po'. L'altro anno io qui ero, non so se c'erate qualcuno di voi, qualcuno sarà morto nel frattempo perché faceva un freddo della Madonna. Io sono sopravvissuto e infatti sono venuto armato di sciarpetta, non c'ho la maglietta della salute, sotto sono. E invece si sta benissimo. Se fosse sempre così, non si potrebbe fare un tentativo di per... Caldo qua, la Villa Comunale stasera che ci sia. Ah sì? Stasera temperatura ideale. Per cui, ragazzi, ve lo posso dire perché io sono più vecchio di tutti voi, non messi insieme, ma insomma uno per uno vedo che... E passate una bella serata perché vedete che vale la pena. Grazie a tutti. Bene signori, allora diamo inizio quindi spazio alla musica con i maestri Di Battista e maestro Guido Lo. E ora è cominciato il concerto vero e proprio, che non ci dispiace anche interrompere, perché ha iniziato dicendo che dedicano questa parte al personaggio femminile, quindi al mondo femminile, professoressa. Sì, io personalmente dedico questo bellissimo festival a tutti quelli che ci hanno seguito, ci vogliono bene e che continueranno a seguirci, spero anche nella quinta edizione. E poi ricordo che la nostra associazione porta avanti molteplici attività, quindi non soltanto il Festival Jazz, ma queste iniziative di cui ho già parlato, propedeutica musicale, corsi di musica di vari strumenti, quindi speriamo che le persone appunto che ci seguano vengano numerose nella nostra associazione. Grazie. Tanto noi professoressa della provincia TV la ringraziamo, ringraziamo lei per ringraziare tutta la Vivaldi per questa meraviglia che ci avete fatto assistere, veramente glielo dice una che non conosceva il jazz e grazie a voi sta imparando ad apprezzarlo, ma qui dentro è tutto classe, musica, arte, quindi grazie per questa meraviglia, fatevi complimenti da soli. Grazie a voi, grazie. Insieme alla professoressa Pucacco, Romina Mosconi vi ringrazia, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo evento a Tolfa e ad Allumiere. Arrivederci.